i soggetti che hanno una responsabilità diretta sull'ordine pubblico e che non soltanto le autorità locali, il prefetto, sempre attento con convocazione di comitati e discussioni su interventi da mettere in campo, faccia, insomma, sembra che manchi un po' su Napoli, no, questa attenzione da parte del governo centrale, secondo le ricostruzioni di tanti. È arrivato il momento di bussare alla porta di Gennaro Matino. Buongiorno Gennaro. Buongiorno Corrado, buongiorno a chi ci ascolta. Innanzitutto mi tengo da parte questo appuntamento che ci sarà questa mattina alle 10, giusto? L'incontro l'ho dato, sì, mio signore, per Sorella Acqua, organizzato domani alle 10, domani alle 10 con Henry De Luca. Ho letto anche l'intervista che Henry De Luca ha rilasciato a Repubblica e poi naturalmente ho letto anche le tue parole domenica su Repubblica Napoli. Con Antonio Menna poco fa abbiamo detto ci risiamo. Con te voglio affrontare un aspetto di questa ennesima tragedia che si è consumata a Napoli e cioè adesso si muore anche semplicemente perché le pistole vere si usano come giocattolo. E non il contrario, perché poi a trasformare le pistole giocattolo in pistole vere ne abbiamo di altri esempi. Adesso siamo arrivati al punto in cui si trova una pistola, si vede come è fatta e poi con un solo colpo si toglie la vita di un ragazzo di 18 anni. Sì, è davvero drammatico, davvero drammatico, poi soprattutto è ancora più drammatico perché si ragiona di una violenza senza limite e poi all'interno di questi processi e questi percorsi è ancora molto difficile entrare, perché certo ci può essere, come dire, la fatalità, l'incidente, anche maneggiando strumenti che non sono pratici da maneggiare, però la dice lunga il fatto che da fuoco amico, fuoco nemico, sono termini, fuoco amico, fuoco nemico, che descrivono guerra. E mi rendo conto che risolverlo come semplice malavita o criminalità, mini criminalità o grande criminalità di strada, può essere, come dire, un modo per ragionare del presente con parole che sembrano essere descrittive ma sono inadeguate. Qui è una guerra, Corrado. È inutile che ci giriamo intorno, perché tre ragazzi che muoiono nel giro di 10 giorni non è un caso, e a questo aggiungiamo tutti i feriti che ci sono stati o i possibili feriti che ci potevano essere. Questa è una guerra. Ed è una guerra che non ha la cosa più drammatica, altra volontà che fare guerra, non per un quartiere da occupare, né per degli spazi da condividere, non per un commercio da malavitoso da espandere, ma la guerra per la guerra. Quando noi ragazzini giocavamo a guardie e ladri e con le armi finte, ovviamente, o quelle costruite da noi stessi, quello era un gioco. Adesso il gioco è a massacro. Ed è gioco a massacro che, emulando scenari che i ragazzini provano a ripetere di modelli criminali e diabolici che hanno in qualche maniera dato spazio a quell'ambito in cui loro sono cresciuti. Questa è una guerra, ed è una guerra che stiamo perdendo noi, che stiamo perdendo noi adulti. E la cosa più drammatica, non perché io voglio riportare il mio fondo, lontano da me l'autopromozione, ma voglio ripetere che se ci sono soluzioni mediocri problemi seri, altissimi, se noi rispondiamo con pannuccelli caldi ad una situazione che sta diventando sempre più incandescente, manifestazioni, parole, come ha detto Don Mimmo, le parole non servono più, non riescono neppure più a perforare lontanamente il senso e il significato di quello che sta avvenendo. E per questo forse probabilmente c'è bisogno di qualcosa di più serio. Io
Per esempio, vedo completamente assente la politica nazionale rispetto al problema Napoli. Certo. Vedo che ci si insicchia rispetto posso aggiungere, e immagino tu sia d'accordo, la politica nazionale, quella di governo e quella di opposizione. Cioè, voglio dire, sì, assolutamente, muoiono, anche perché muoiono 3 giovani in 15 giorni e non c'è una parola di Meloni e Schlein. Per capire, ma non ci sta nessuno di loro a presiedere questo territorio, neppure andare a un funerale. Cioè, io mi rendo conto che è difficile questo tipo di contesto, ma quanto questo problema può in qualche modo provocare pensieri che facciano uscire la propaganda, perché è propaganda quello che stanno facendo, non politica, da quelle artefatte parole che sono a uso e consumo di chi le usa. Questa è una situazione seria, corretto? Questa è una situazione seria, seria. Ma proprio seria, al di là di tutto quello che possiamo immaginare, 3 ragazzini che sono morti sparati e altri che li hanno sparati, ragazzini pure loro. Noi non siamo e non pensavamo di essere come in realtà come in Ignos de Rua di Rio de Janeiro, ma stiamo diventando peggio. E questo con la sua fazione degli adulti che ormai girano canale. Non è che c'è un grande interesse intorno a questo, non c'è un grande interesse. Non c'è neppure un interesse, diciamo così, che possa immaginare delle reazioni forti rispetto a questo. 3 ragazzini che muoiono, le scuole, tutte le scuole, ma non fate sciopero, tutte le scuole, fermate le lezioni, tutte le scuole, parlate di quello che sta succedendo. Tutte le chiese, fermate tutte le attività e parlate di quello che sta succedendo. Tutte le istituzioni, ma fermatevi e parlate di quello che sta succedendo. Certo, la manifestazione di piazza c'è sta, per l'amor di Dio, ma qui è qualche cosa in più, qualche cosa che sta minando alla base il vissuto quotidiano di questa città. È la mia sensazione, perdonami, che finché sono ragazzini presi da una certa parte della popolazione, perché sono già popolazioni, già gente che in qualche maniera viene considerata dal punto di vista sociale già descrivibile, descritto, fin quanto è così, beh, è tra di loro che succede. Il problema è che quando poi lo scontro si innalza, e questo scontro necessariamente si innalzerà, e allora a quel punto qualcuno si sveglierà e dirà perché ancora una volta, per dare attenzione a fenomeni come questi, è necessario che qualcuno si renda conto che si parte dal basso, ma il basso poi diventa straordinariamente provocazione di altri contesti e di altre realtà. Beh, io mi prendo un altro minuto con te, Gennaro, e torno sul fatto che questa città si distrae, perché il turismo la rende forse più ricca, più attenta, però si distrae. Giusta la riflessione che ha fatto padre Alex Zanotelli, dove appunto lo vediamo anche su Repubblica, mentre prega proprio sul luogo dove è accaduto il delitto, lui dice, ha dichiarato parole molto, molto pesanti. Adesso non è l'accusa contro il ristorante, contro non so che c'è lì, un bar o qualcosa del genere. Lui dice, quando sono arrivato i camerieri stavano allestendo il gazebo come se non fosse nulla, come se lì non fosse stato ucciso un ragazzo. Questa indifferenza, ha detto Alex, padre Alex Zanotelli, mi fa paura, ci stiamo disumanizzando. Sì, ma anche questo è nella... mi rendo conto che è così, però io penso pure a quelli che devono aprire un esercizio in un contesto dove quello è quotidiano vivere. Il problema è questo, cioè, noi dobbiamo renderci conto che questa è una città mischiata ed è una città con sovrapposizioni stratificate, dove il buono e il bello camminano insieme. Io non la lancerei, non metterei la croce sulle spalle di qualcuno. Per me la croce va messa per estesa sulla consistenza generale di questa città, perché solo insieme se ne esce. Non possiamo di volta in volta chiamare in causa questo o quell'altro, insieme.
E la parola insieme in questa città non c'è, non c'è. Ed è per questo che è molto più semplice alla delinquenza o alla microdelinquenza trovare spazio. Perché nella frastagliata e decomposta situazione scomponibile di questa nostra realtà è molto più facile trovare spazi dove insinuarsi. Non c'è un insieme. È su questo che dovremmo lavorare. La verità è che poi Napoli con i suoi problemi di sempre aggrava il fenomeno, cioè lo fa diventare più formidabile rispetto a quello che è il problema, che già è grave di per sé, perché le sue contraddizioni sono tali. Ma badate bene che il mondo giovanile, i ragazzini d'Italia, i nostri ragazzini, stanno percorrendo strade che sono inenarrabili, e questo avviene perché in questa nostra Italia, parlerei dell'Europa ma parliamo di casa nostra, in questa nostra Italia i ragazzini non vogliono essere più ragazzini, eppure avendo 14 anni noi con la nostra assenza abbiamo visto i loro 14 anni sfumare dinanzi ai nostri occhi, perché loro, non avendo più modelli, hanno costruito modelli artificiosi passati dalla rete, che solo la violenza li garantisce, e questo è drammatico. Proprio così, Gennaro, grazie a te, noi ci risentiamo domani e grazie di essere stato con noi. Grazie a te, un abbraccio a tutti.